il principe Harry è apparso in un nuovo video in cui parla dell'idoneità mentale come parte del suo ruolo in una società di coaching statunitense. Il duca di Sussex ha intervistato la snowboarder olimpica Chloe Kim e lo psicologo Adam Grant nel cortometraggio per Better Up. Un Harry dall'aspetto rilassato, che è Chief Impact Officer dell'azienda della Silicon Valley, parla dell'idoneità mentale nel video. Ad un certo punto, il duca dice: "Cosa significa per te il termine fitness mentale?" In un'altra clip, Harry chiede a Chloe: "Come descriveresti la tua relazione tra la tua mente e il corpo quando si tratta di operare al massimo delle prestazioni?" Punto. Lei risponde: "Non sarebbe realistico per me aspettarmi di andare là fuori e fare una corsa incredibile, imparare un nuovo trucco, se non mi sentissi bene mentalmente. Non posso aspettarmi di esibirmi al massimo quando dubito di me stesso e provo emozioni negative se non mi sento bene mentalmente, metterà a rischio la mia salute fisica. Vanno di pari passo e quindi negli ultimi 2 anni ho dato la priorità a questo, ascoltando il mio corpo e sono in un posto migliore." Il video ha suscitato lodi del duca da parte degli utenti di Twitter. Una persona, Sandra Rappe, ha commentato: "Il principe Harry è naturale, si connette davvero con le persone." Un altro con il manico chiocciola nubianco in trattino basso 5 ha scritto: "È una tale risorsa per loro. Bravo Harry e chiocciola Better Up." Un terzo, chiocciola Hopeful Mindful, ha detto: "Influente e così necessario." Un altro, chiocciola Mestelli 1226, ha commentato: "Il principe del popolo." Un quinto utente di Twitter, chiocciola Dandilione, ha dichiarato: "Il cancelletto Prince Harry di grande impatto e ispirazione." Un altro, chiocciola Dream and The Hope, ha aggiunto: "L'ho già detto e lo dirò di nuovo, se c'è una cosa che Harry farà il suo lavoro." Harry, che è stato aperto sulle sue lotte per la salute mentale, ha assunto il suo ruolo in Better Up nel 2021.